Buongiorno, io sono Patrizia Azzi, una ricercatrice dell'INFN di Padova e voglio rispondere alla domanda: cos'è l'antimateria e cosa succede se incontra la materia? Allora, l'antimateria ci fa pensare ai film di fantascienza, con i motori delle navi spaziali di Star Trek o al professor Langdon che deve salvare il Vaticano da una bomba di antimateria in Angeli e Demoni. Ma l'antimateria è molto presente nella vita di tutti i giorni. Le particelle di antimateria sono praticamente uguali a quelle di materia, a parte avere una carica elettrica opposta. Ad esempio, se pensiamo ad un elettrone che ha una carica elettrica negativa, la sua corrispondente antiparticella si chiama positrone ed è di massa identica all'elettrone, ma di carica positiva. E quando la materia incontra l'antimateria, succede un fenomeno che si chiama annichilazione, in cui la particella e l'antiparticella si trasformano in energia. Si pensa che all'origine dell'universo, durante il Big Bang, si siano prodotte quantità uguali di materia e antimateria, ma quindi non avrebbero dovuto annichilarsi subito? Il mondo come noi lo conosciamo non dovrebbe esistere, e invece, per quanto ne sappiamo noi oggi, ci deve essere stata una piccolissima asimmetria nel numero di particelle che nel tempo ha fatto sì che la materia è prevalsa sull'antimateria. Al momento, noi fisici delle particelle stiamo lavorando duro per capire e spiegare questa asimmetria.